Buongiorno a voi tutti, ben ritrovati. Oggi ho una bella notizia da darvi, che riguarda le anticipazioni spagnole, una cosa che in qualche modo pensavamo che fosse così, ma un conto è sperarlo, un conto è saperlo per certo. Vengo subito al dunque. Candela è viva, e suo figlio è sano e salvo, e questo viene detto proprio da Severo, quindi è Severo che pronuncia queste bellissime parole. Dunque, andiamo però per ordine, facciamo un piccolo passo indietro. Dunque, nelle puntate italiane in questi giorni è arrivato un nuovo personaggio che è Cristobal Garrigues, di cui abbiamo già parlato diverse volte, perché come sapete in Spagna già il personaggio è arrivato e ne ha combinate di tutti i colori. Dunque, Cristobal è il fratello di Pepa, è un uomo disturbato, diciamo così, mentalmente, un uomo accanito, feroce e ne farà passare di tutti i colori, provocherà molto dolore a tutti, a partire da Donna Francisca, Emilia, con la quale vorrà avere una relazione amorosa, e la donna accetterà, pensate, Emilia, pur di salvare Alfonso che Garrigues ha messo in prigione. E poi tantissimo, vuole distruggere la famiglia di Severo e quella di Candela, e poi ancora Carmelo metterà completamente al suo servizio, riuscirà a piegare Carmelo al suo volere. Insomma, veramente un uomo terribile che sconvolgerà Puente Viejo. Ma quest'uomo andrà via ad un certo punto da Puente Viejo, perché verrà allontanato in quanto, insomma, per abuso di potere, e quindi tutti quanti, dopo averne passato di tutti i colori, si sentiranno un po' al sicuro. Ma questo però sarà soltanto per un breve periodo, perché Garrigues ritornerà e ritornerà più cattivo di prima. E infatti è lui che ordinerà di mettere la bomba nella chiesa dove si sta svolgendo il matrimonio di Franziska e Raimundo. Ne abbiamo già parlato, vi ricordate? Si salvano tutti, Raimundo purtroppo versa in condizioni veramente che nessuno si sarebbe aspettato, perché l'uomo si salva sì da questa bomba, ma con un carattere completamente diverso. Ma non andiamo molto oltre, perché poi Raimundo si riprenderà e quindi, insomma, tornerà l'uomo amorevole di sempre. Ma veniamo al dunque. Severo era andato via da Puente Viejo dopo aver fatto credere a tutti che Candela e suo figlio erano morti, no? Questo lo aveva fatto appunto per proteggerli dal terribile Cristobal. Ma Severo però vuole vendicarsi di quest'uomo e torna a Puente Viejo, torna nelle sembianze di un uomo incappucciato, di uno spettro, e ne fa passare veramente di bruttissime a Garrigues, perché gli farà credere di essere pazzo, di vedere cose che non ci sono, con la collaborazione, questo lo fa Severo, di Donna Francisca e di Carmelo. Perché fanno questo? Perché vogliono indurre l'uomo ad andare via definitivamente dal paese e non ritornare mai più. E quindi fanno subire a Carme, a, scusate, a Cristobal Garrigues veramente delle cose terribili, pianti di bambini dietro le mura. In realtà gli stanno dando, è Carmelo che è molto vicino a Garrigues, e gli stanno dando dei farmaci, gli stanno somministrando nelle bevande dei farmaci che gli fanno avere delle allucinazioni. In più, Severo però è questa presenza in questa casa, quindi lui vede questo uomo incappucciato, che è Severo, appunto, passare avanti e indietro, avvicinarsi con fare minaccioso. Insomma, tutto questo manda fuori di testa Cristobal Garrigues, e vedremo poi in futuro che cosa succederà. Ma che cosa accade? Veniamo al dunque. Che Severo va a trovare Raimundo, il quale è uscito da questa situazione veramente di malattia molto brutta, erano insomma tutti quanti disperati, e parlando con lui amorevolmente e simpaticamente gli dice, perché Raimundo gli chiede come sta Candela e il bambino. E lui, sorridendo, risponde: stanno molto bene, Candela si è ripresa bene, mio figlio, sta crescendo forte e stiamo facendo tutto il possibile per vivere al meglio.
anche con Lucas e il suo cugino, fa riferimento ovviamente a, sempre a suo figlio, e con suo cugino Marcos, che sarebbe il figlio adottivo di Lucas. Quindi questa è la notizia che io volevo darvi. Candela è viva, sta in buona forma, il bambino cresce forte e sano. Queste le parole che escono proprio dalla bocca di Severo. Ciao.